Ciao ragazzi, ciao! Oggi vi presento delle scatoline che ho realizzato per Natale, che sono bigliettino e scatolina. L'idea mi è venuta perché un giorno su un canale di una ragazza che si chiama Barbara, poi vi metterò il link sotto perché io ovviamente frequento il gruppo di Scrap Immagina e Crea, e Barbara aveva aveva appunto pubblicato questo filmato che ha messo qui su YouTube, dove appunto faceva vedere una confezione che aveva realizzato lei. Da questa confezione mi è venuta l'idea di realizzare delle scatoline bigliettino per Natale, proprio delle vere e proprie confezioni, molto molto semplici sicuramente, perché così sono facili da montare un pochino per tutti, però devo dire è veramente deliziosi, almeno per i miei gusti, e ve le faccio vedere. Una è questa, che è proprio semplicissima, con questo decoro centrale, poi io ovviamente ho aggiunto una frase e all'interno ve la faccio vedere. Apro praticamente questo laccettino e all'interno c'è la nostra scatolina, eccola qui, dove io ovviamente andrò ad inserire il bijou che voglio regalare. Anche questa scatolina si apre con un fiocchetto e l'apertura è così verticale. È tutto realizzato a mano, guardate ragazze, dalla diciamo venatura sul verde, dalla tamponatura, dai timbri, dalla scritta, è tutto completamente realizzato a mano. E ho pensato appunto di preparare proprio dei kit per questo genere di scatoline. E poi ve ne faccio vedere anche un'altra, la seconda, quindi questa è nel classico rosso. Ovviamente si possono aggiungere decorazioni anche nella parte superiore e inferiore, però a me tutto sommato così semplicissima non dispiaceva affatto. Questa è leggermente più elaborata ed ha l'apertura invece che al libretto, che tra l'altro questa al libretto si può anche realizzare a borsetta, ed ha invece questa l'apertura semplice sulla parte frontale, con una fascia ed un decoro che la tiene praticamente chiusa. Anche questo decoro è un timbro ed è realizzato a mano, come i timbri che vedete su queste fascette laterali. Adesso vi faccio vedere, ovviamente questa fascetta si apre così, e praticamente rimane la scatolina che io ovviamente ho inserito in questa maniera, e che vedete si apre come fosse una scatola di fiammifero, o da sopra o da sotto, e sempre con dei timbri, delle velature con i tamponi e con la scritta Buon Natale. Ovviamente entrambe le confezioni possono essere personalizzate aggiungendo nelle parti laterali, ma anche sopra, anche volendo qui davanti, un bigliettino dove si scrive una frase in più oltre al classico augurio, se appunto si vuole riservare questo regalo ad una persona particolarmente speciale alla quale si vuole scrivere qualcosa. La stessa cosa vale ovviamente per questa scatolina qui, che ha addirittura tutto un lato dove poter attaccare ovviamente un foglio decorato bianco, decorato che poi si può decorare. Vedete questo cerchietto, io l'ho tagliato prima ovviamente dritto e poi l'ho decorato con delle forbicine decorative cercando di seguire le dimensioni giuste, e mi sembra insomma che riesca, quindi se riesce a me può riuscire a tutte quante, quindi non serve chissà che cosa per fare delle grandi decorazioni. Vi faccio vedere un filmato dove monto queste scatoline e potrete vedere anche le decorazioni, e niente, potete venire anche a vederle sulla mia pagina Facebook, perché le presenterò lì anche con tutto il kit da montare. Cambio l'inquadratura e ci salutiamo qui. Io spero che vi piaccia anche questo mini tutorial sulle scatoline, vi saluto, ciao! Quindi, ho tagliato un foglio 30x20. Poi ho tracciato con la matita due punti al centro per prendere 1,8 cm da una parte e 1,8 cm dall'altra. Questi due punti segnano praticamente lo spessore di questo biglietto a pacco. Quindi sto delineando solamente la linea di piegatura su questi punti qui. Ok. Io adesso lo piego lungo le linee di piegatura . Ok
Eccolo qui, quindi sarà praticamente un biglietto portapacchetto. E all'interno andremo a mettere la scatolina che io ho tagliato con la Big Shot. Metto solamente un pochino di colla in maniera tale che si attacchi bene. Allora, questa qui è la base. Quindi passiamo all'apertura della scatolina. Ho tagliato un cartoncino bianco per rifinire la copertina della scatola. Passo un po' di verde sul bordino andando a sfumare. Ho messo un albero di Natale e cercherò di realizzare uno stampino qui. Mettiamo un po' di scotch sul fondo. Ecco qui. Allora, questa scatolina ovviamente l'attaccheremo anche da quest'altro lato, da questo lato qui. Ecco qui. Eccolo, e la scatolina è pronta. Manca solamente un elemento per la chiusura che metteremo qui. Realizzo due buchini, ci voglio mettere un nastrino, quindi realizzo due buchini. Prendo un nastrino, 30 cm di nastro, lo inseriamo qua dentro. Ovviamente dobbiamo incollare la parte con il nastro, quindi faremo così. Volta utilizziamo la colla che comunque a volte sembra essere molto più resistente. E poi inseriamo il nastro nei buchini. Realizziamo un fiocchetto, poi adesso ovviamente lo sistemeremo meglio. Comunque la scatolina è fatta ed è chiusa. Adesso dobbiamo inserirla all'interno di questo sacchetto che io ho preparato, cioè praticamente la nostra scatolina farà questo lavoro. Sarà posizionata all'interno di questo sacchettino
che poi non è nient'altro che praticamente un bigliettino con spessore che la contiene. Passiamo alla decorazione del bigliettino, che sarà ovviamente semplicissima perché poi ognuno può realmente realizzarla come vuole. Quindi ho timbrato con due timbrini, ho scritto una frase e adesso procedo con l'assemblaggio di questa decorazione. Per chiudere la creazione utilizzerò questo filo che si chiama Twine, sperando di pronunciarlo bene, che incollerò sotto la scatolina. Un filo di colla. Del nastro biadesivo spessorato. Poi di nuovo un filo di colla. Ovviamente al posto della colla possiamo utilizzare anche il nastro biadesivo. Io mi trovo bene così, quindi lo realizzo in questa maniera. A questo punto non manca altro che fare l'assemblaggio della scatolina all'interno del biglietto. Si può mettere del nastro biadesivo o della colla. Io adesso per semplicità utilizzo la colla. E realizzo il fiocco. Ecco qui, questa qui è una delle mie proposte per le confezioni natalizie. Guardate che carina. Taglio una strisciolina 30x20, anche io ho fatto anche un centimetro di meno, 30x19, ma 30x20 va benissimo. E cerco di realizzare una decorazione leggermente diversa. Quindi faccio un segno a 7, 10, 19 e 22 centimetri. Anche dall'altra parte. 7, 10, 19 e 22. E quindi andiamo, come abbiamo fatto prima, a tracciare le linee. Io non ho la scoreboard di Martha Stewart, quindi ovviamente dovrò accontentarmi di realizzarlo con un bulino, comunque con un altro attrezzino che mi permetta di fare la scanalatura, quindi diciamo, la riga di piegatura. Quindi la faccio a 7, la faccio a 10, la faccio a 19 e la faccio a 22. E quindi vado a piegare la nostra copertura. In questa maniera praticamente
praticamente andiamo a fare un bigliettino contenitore che non si apra come quello di prima, rosso, sul lato, ma sul fronte. Ecco qui. Andiamo ovviamente a piegare la scatola. Colla e chiudiamo la scatolina. Adesso rifiniamo con delle forbici il cartoncino, quindi le alette superiori. Ecco qua, quindi la nostra chiusura sarà così, leggermente aperta. Ho realizzato due striscioline di carta bianca da ovviamente attaccare ai lati della nostra copertura. Questi lati li ripasserò sul bordo con la spugnetta ed il tampone rosso. Con queste stelle di Natale, con questi fiocchi di neve. Li attacco con un po' di colla o del nastro biadesivo uguale. Passiamo un po' di verde. Uniamo le due parti della scatola. Faccio una scritta. Incolliamo il fondo della scatolina in questa parte.
Quindi ho unito la mia striscetta in maniera tale da poter andare a chiudere la scatola. Applico il rosone che ho stampato, ho preso questo cerchietto, l'ho sporcato sempre di verde e poi praticamente ho timbrato un timbro a rosone, così, vedete? Ho questo timbro qui, per appunto decorare la scatolina. Ecco qui. Questa qui è la scatolina rifinita. Poi è appunto una scatola biglietto, nel senso che noi possiamo inserire una frase, un augurio dovunque vogliamo.